Ecco il promemoria. Michele, hai un'intervista alle 10 per Alexa. Alexa è un servizio con il quale è possibile interagire direttamente con la propria voce. L'idea è che camminando per casa tu possa farle una domanda, lei ti può rispondere direttamente. Basta chiamarla con il suo nome e chiedere il comando che si vuole che lei faccia. Alexa, metti un po' di musica. Riproduco i tuoi brani di musica. Vergognoso. Alexa, stop. L'intelligenza artificiale era un po' la mia passione fin da quando ho cominciato il mio percorso di studi. Mi ero già preparato, diciamo, a fare le valigie e andarmene all'estero. E nel mio caso, in verità, io all'estero c'ero già e proprio perché Amazon ha deciso di aprire un progetto così interessante, ho scelto di tornare in Italia a lavorare ad Alexa. Il nostro gruppo di lavoro si assicura che Alexa possa capire l'italiano, dal nord Italia al sud Italia. E che quindi comprenda ciò che l'utente vuole da Alexa quando la interpella. L'italiano è una lingua complessa, con un sacco di casi particolari. Quello che facciamo noi è portarla per mano in questo processo di apprendimento e migliorare il modo in cui lei impara dalle interazioni che ha. Il mio ruolo è di assicurarmi che Alexa parli un italiano corretto e che sia italiana, quindi che la sua personalità e la sua identità siano allineati con le aspettative di un cliente che vive in Italia. Alexa è cordiale, efficiente, non ha alcun pregiudizio. Se potesse mangiare tra pizza e sushi, sicuramente sceglierebbe la pizza. Alexa ha delle skill che sostanzialmente sono delle applicazioni vocali con le quali le persone possono interagire, trovare delle informazioni, divertirsi. Ci occupiamo di individuare aziende potenzialmente interessate a portare i propri prodotti e servizi all'interno di Alexa, i quotidiani più famosi, le radio più popolari o anche le TV nazionali più importanti, o anche chi si occupa di casa intelligente, per esempio. Alexa, che squadra tifi? La nazionale italiana. In teoria dovrebbe dire Juventus, poi ci stiamo lavorando. Per i primi 3 mesi della sua vita, Alexa non è stata capace di pronunciare la parola gradi, quindi ogni volta che doveva dire le previsioni del tempo concludeva con E27 gradi. Per qualche mese Alexa è stata decisamente barese. All'inizio proprio non riusciva a far partire bene le canzoni, quindi si dicevo metti Vasco Rossi. Ho aggiunto Vasco Rossi alla lista della spesa. E comunque di base bisogna ricordarsi che Alexa sta sempre imparando. Per sua stessa natura sarà sempre in evoluzione. Alexa, cantami l'inno italiano. Ecco un estratto di Inno Nazionale Italiano. Un finale molto patriottico, un po' troppo. Alexa, stop.